appuntamento con Grace Colmenares, protagonista del serial che ci sta tenendo compagnia ogni giorno, La Voce del Signore. Il personaggio da lei interpretato è quello di Soledad e anche oggi sarà alla ricerca di se stessa, in una ricerca che la porterà anche a scoprire l'amore. E allora buon divertimento con La Voce del Signore. Noi ci vediamo più tardi. Raddoppia il cuore in mille battiti, io chiudo gli occhi per non ti vedere. Io quando amore moro in te, in quel momento torno a vivere e chiudo gli occhi per non ti vedere. Dentro gli occhi mi vedo te. La gola. La gola. Consorzio, il vizio per la qualità non ha prezzo. Il geometro dice di qua, il geometro dice di là, è tutto l'altro, non lo vuol, non lo vuol. Guarda, se arriva. Parlate come volete, ma in tutta Italia Express Courier si dice SDA. Non per vantarmi, ma SDA l'ho scelta mi, non il geometro. Ho trovato un prodotto semplicemente rivoluzionario. Farina più lievito Spadoni. Grande farina e grande lievito, insieme nella giusta proporzione. Già pronti. Lievita da sola mentre cuoce. E non sbagli mai! Presto fatto per una sana prima colazione. Tante ricette facili e veloci per ogni occasione di bontà. Farina più lievito Spadoni. Un chilo, quattro torte. Farina più lievito Spadoni, tutto il buono, è più facile da fare. Cosa credi che sia? Mac, lei, gli amici e tutto il resto. Dimmi, dimmi, dimmi cos'è, cos'è che c'è? Dimmi, dimmi, dimmi cos'è, che c'è tra noi? Mac, una voce unica, un'immagine unica. Tu sei, nel sogno da chi vai. Mac, un nuovo album per un artista finalmente grande. Belli i miei jeans, eh? Niente male. Quante cose buone. Vai che ci strafoghiamo. Bravo. E poi qui che ci entra? Golosa sì, ma nel modo giusto. Mi basta un Kinder Bueno. Non è la quantità che conta, ma il gusto. In un Kinder Bueno trovi tutto il piacere del cioccolato. Ma dentro, tra due wafer croccanti, è ricco di latte. Kinder Bueno, bontà a cuor leggero. Dallo stesso regista di Cuore Selvaggio e Anche i ricchi piangono, un nuovo e coinvolgente appuntamento con la TMC. In prima TV, Acapulco Bay. Una soap opera da non perdere. Non mancate il grande appuntamento con Acapulco Bay. Acapulco Bay, in prima visione TV dal lunedì al sabato alle 14 su TMC. Maria! 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 Oh mio Dio! Mamma! 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 La birra al tavolo 5. Posso portarvi delle noccioline? Sì, grazie. Beh, allora, magari facciamo di tutto. Sì, sì. Faccio lei. Vi servo subito. Mamma! Che cosa c'è? Maria è morta. Cosa fai tu? Cosa? Maria è morta. Che te ne pare? È buono? Buono. Vuoi dell'altro purè? Mm-hmm. E tu, piccola?
Ti ricordi anche di me, eh? Come potrei dimenticarmi della mia bambina? Grazie. Grazie, figurati. Romano non viene a pranzo? No. È strano. Pensavo che avesse messo le radici qui. Forse un giorno si deciderà a farti la dichiarazione. Smettila di dire stupidaggini. Perché? In fondo è un bravo uomo. Manchi di rispetto a nostra madre. Su, smettetela. La mamma è giovane. È bella, non vorrai che resti sola per tutta la vita. Non è sola. Ci siamo noi. E il ricordo di nostro padre. Non è sola. Luca. Luca. Che c'è? Scusate. Luca, Maria ha tentato il suicidio. Maria, Maria, rispondi. Maria, Maria, per l'amor del cielo, svegliati. Maria, Maria, rispondi, sono la mamma. Maria, ti prego, ti prego. Maria, rispondi. Ti supplico, tesoro, di qualcosa. Tesoro, cosa hai fatto? Perché, amore mio? Maria, ti prego, parlami. Siamo qui a cercare te. Per favore, tesoro, non ci lasciare. Allora me lo spiegò quando ero bambina. Perché io glielo domandai. Glielo domandai quando mi accorsi che ero diversa dagli altri bambini. E lui mi raccontò tante cose. Com'era il cielo. Mi parlò dei fiori. E delle stelle. Mi disse da dove provenivano i suoni. Eh sì, lui mi spiegò tante cose. Io so bene che cosa significhi vivere in un mondo diverso da quello delle persone normali. Anche Leonardo mi ha aiutato. Lui è un mio amico che vive in Messico. Era così gentile. Mi raccontava tutto. Chi è entrato? Chi c'è? Che ci fai qui, si può sapere? Ah, la signora Fernanda vuole che tenga compagnia alla signorina. C'è già Agnese che si occupa di mia zia. Non abbiamo nessun bisogno di te. Perché dice così? Perché la verità? Ma Agnese non può occuparsi di lei, signorina. Beh, comunque non credo che tu sia la persona più adatta ad occuparsi di mia zia. Beh, io invece penso... Tu non devi pensare niente. Se io ti dico che non sei adatta è perché una come te non può esserlo, dal momento che non sei normale. La credevo diversa. Diversa come? Non lo so. Lei è così crudele. Ma guarda, si permette anche di giudicarmi. No, 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 signorina. Io non la giudico, no, per carità.
E allora sentiamo, cosa volevi dire? Ecco, lei deve essere molto bella. Sì, deve essere bellissima se Luca ne è così innamorato. Non mi parlare di quell'individuo, non voglio neanche sentirlo nominare. No, ascolti, lei si sbaglia, perché Luca è un bravissimo ragazzo. Oh, no, e sta soffrendo per causa... Non ho nessuna intenzione di parlare con la servitù, né tantomeno con i figli della servitù. Con tutto quello che ha da fare ci mancherebbe altro. Forse no. No, signorina Arianna, sua nipote non è cattiva. Ne sono sicura. Il fatto è che non mi conosce. Ma con il tempo noi due diventeremo grandi amiche. Perché Maria ha fatto una cosa del genere? Mio Dio, assurdo. Guarda come sono ridotti. Non ha pensato a loro. Vedrai, andrà tutto bene, amore. Oh, povera piccola, la mia bambina. Non fare così. Il Signore non permetterà che una creatura innocente come Maria ti abbandoni. Oh, Pepe, quando l'ho vista lì senza vita, ho pensato che volevo morire insieme a lei. Non volevo più vivere in quel momento. Per favore, Chiara, smettila di dire così. Senza di te come farei? Su, tesoro, coraggio. Dobbiamo avere fede. Sì. Io non resisto più, voglio sapere qualcosa. Ci sono i medici con lei. Ma come mai sono ancora lì dentro? Stanno cercando di salvarla, calmati. Dici davvero? Più stanno con lei, più possono darle aiuto. Tu credi? Certo. Non capisco come è potuto succedere. Perché sono stata così stupida? Ma cosa dici? Cosa c'entri tu con quello che le è successo? Io sono l'ultima persona con cui ha parlato. Quando? Stamattina diceva che non le andava di alzarsi, che voleva restare a letto. Perché? Forse non stava bene. Ora che ci penso, aveva un'aria depressa. E tu come potevi prevedere questa tragedia? Forse avrei dovuto capire qualcosa, non lo so, qualche segnale. Adesso che mi ricordo. Maria mi ha detto che era stata da te, in officina. Non posso credere che tu... Ma che cosa stai pensando, Stella? Per favore. Non le ho fatto niente. Non è successo niente. Abbiamo semplicemente parlato un po' e poi se n'è andata. Tutto qui. Ti giuro che se succede qualcosa a mia sorella, racconto tutto ai miei, Luca.